di Sport a chilometri zero basket, buon basket a tutti. Bernardo Baldinotti e coach Zanardo. 85 Olimpia, 75 Gemma Montecatini. Coach, che partita è stata, intensa, bella, il pubblico si è veramente divertito. Bentornati. E tu hai gioito. Bentornati al Fiorete. Bene, sono contento per il pubblico, per i bimbi, per Berna, per i ragazzi, insomma. Bene, sì, sapevamo di voler fare un'impresa. Non è andata proprio come speravamo, si poteva far sicuramente meglio. Va bene così, lascio la parola al protagonista, a Bernardo Baldinotti. Noi ci si vede sicuramente presto. Okay, buona serata, ciao, a tutti. Ciao. Bernardo, personalità, leader quasi di una squadra che ha sotto di 10, ha recuperato, ha vinto una partita. Hai preso in mano la squadra, sembra un Bernardo Baldinotti completamente diverso rispetto agli anni scorsi. È vero o no? Che c'è di nuovo? È vero, mi sono sentito molta fiducia da parte del coach. Siamo una squadra giovane, abituata a ritmi alti. Questa partita l'abbiamo preparata benissimo, è da martedì che stiamo guardando i loro schemi e tutto. E sicuramente con una squadra così giovane la cosa migliore da fare è appunto stare sempre sul pezzo e non lasciarsi, diciamo, sopraffare da questi piccoli momenti di blackout che si possono avere. E è stata una bella soddisfazione ritornare in questo modo, con subito una vittoria, con tutto il Fiorete bello pieno e carico. Senti, Bernardo, hai fatto due triple, hai preso un fallo importante appena sei entrato, sei andato in fiducia, ma alla fine la squadra ti ha messo la palla in mano nell'ultimo overtime e hai tenuto testa alla squadra di Montecatini organizzando il gioco. Insomma, veramente una partita buonissima, ti facciamo i nostri complimenti. Grazie mille. Ciao, grazie e tanto. Buon basket a tutti. Buon basket a tutti. Così si fa. Ciao, grazie. Ciao.